Togliti! Ci posso salire anch'io? Va, no, aspettami, devo provare a salire. Boom, 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 boom. Ho messo il divano. Oh, che bello. Ecco, ci stendiamo. Guarda che carini. Guarda che carini che siamo. Siamo bellissimi. Scusa, ti stiamo rubando tutto, lo so, però abbi pazienza. Che ma facciamo? Aspetta. C'è partita. È partita la musica. Vieni a ballare davanti a lui, ti prego. Dove te ne sei andato? Ragazzi, come va? Io sono Ferenica. E io sono Steph. E questo oggi giocheremo a Roblox. E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno, che per oggi sono Fox Luca, Gamerfire, Power AB, Pier Cesare, Ariatel e Cari. Ciao ragazzi. Grazie mille per la condivisione. E vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi. E allora, spieghiamo un po' velocemente che cos'è Roblox, okay, per chi non lo conoscesse. È un sito in cui ci sono tantissimi minigames. E no, non bisogna saltare sulla testa degli altri. È una cosa maleducata. È una cosa molto maleducata. E noi, per questo video, abbiamo scelto il minigioco in cui potremo costruire una casa sull'albero. Sono emozionatissima. Costruire quello che vedete davanti a me. Ragazzi, queste case sull'albero gigantesche e bellissime, non vedo l'ora di iniziare. Io adoro le case sull'albero. Anch'io. È una delle questa cose che è più vorrei... una villa sull'albero, però sì, mi sa che hanno esagerato, perché vorrei vedere un albero che riesce a reggere quella cosa. Esatto. Però ti dicevo, è uno dei miei desideri maggiori. Vorrei troppo avere una casa sull'albero, quindi... Il mio gioco è non esaurire i tuoi desideri. È proprio una di quelle cose che mi piace, sapere tutti i tuoi desideri e non esaurirne tanto neanche uno. Li sei già, quindi stai zitto e iniziamo subito. Allora, non abbiamo ancora nulla, quindi per ora siamo dei poveri costruttori. Come sempre, di case. Noi siamo poveri in tutti i giochi. Esatto, quindi direi di iniziare. Allora, questa è la nostra produzione, ovviamente. Con questi materiali che vedete, mm-hmm, che passano qua nelle pedane, noi otteniamo dei soldi, dei cash, dei dollari, non so adesso come vengono chiamati, esatto, in questo gioco. E con i soldi possiamo comprare tutte le parti della nostra casa. In pratica ci sono dei follettini che stanno lavorando qua, esatto, voi non li vedete. Sì, quando passano sotto, questi blocchi sotto, ci danno dei soldi e noi li collezioniamo per comprare altre cose. Possiamo distruggere le case degli altri. Non lo so, io vorrei metterli fuoco, però, perché almeno così l'unica è la nostra, capito? Certo, sono un po' gelosa, non mi va bene che ce l'abbiano tutti, deve essere un po' una beviamoci cosa... un po' di Roblox Cola e poi iniziamo. Ok, buona, sì, buonissima. Ti senti meglio? Benissimo, molto più fresco. Poi un pezzo di pavimento, ti serve? È un cioccolato! Un pezzo di pavimento. Non capisci nulla. Vieni che iniziamo a comprare un po' di cose. Ok, aspetta, voglio scegliere. Io direi di partire dai muri, dai. Dai muri, perché questi? Così iniziamo a dare una forma alla nostra casa. Ok. Sì. Ah, questo però chiude la nostra produzione, hai visto? Ok, questo dovrebbe essere il tetto. Perfetto, vedi, infatti abbiamo anche la luce. Quindi abbiamo anche la produzione a parte chiusa, che non rimane aperta. Cosa hai messo? Vieni a vedere! Questo qua è il disegno di quello che andremo a costruire. Oh mio Dio! Io non so se vedi, notato. Adesso siamo anche architetti, abbiamo il progetto. No. Hai notato che c'è uno scivolo d'acqua che finisce in una piscina? È una casa sull'albero che diventa un acquapark. Esatto. Io questo però non lo sapevo, perché non ho visto niente. Siamo semplicemente entrati, abbiamo deciso di registrare. Sono già innamorato. E non avevo idea che diventasse un acquapark. Ma scherzi, mi voglio buttare. Dimmi che mi potrò buttare veramente da quello scivolo e potrò fare tutta quella discesa. Spero dobbiamo di arrivarci. Sì. Dobbiamo arrivare. Come muli e arriviamoci. Allora, qua compriamo tipo degli alberi con le mele. Sì, guarda che bellino, sì, qui. Vieni a vedere. Lo vedi? Oh mio Dio, ma servono a qualcosa? Non lo so. O sono solo per decorare? Salto. Non lo so. Le mele non cadono, ok. Guarda che bellina. Oh mio Dio. Questa è fantastica. Cos'è questo Beach Ball Giver che costa 5.500? Non lo so, però questo qua di sicuro è un ombrellone. Allora, ascoltami un attimo. Sì. Ascoltami un attimo, non mi stai piacendo. Ok. Smettila di comprare solo decorazioni. Scusami. Perché io voglio iniziare a costruire la casa. Lo so che ti piacciono le decorazioni, ma ad esempio di questo ombrello cosa ce ne facciamo? Per è il bellissimo. Sole, dici? Per il sole ci prendiamo un po' di sì, sole. Sì, esatto. Così se sei accaldata vai lì un attimino. Comunque. Allora, quanti soldi hai? 5.000? No, guarda. No, c'è la piscina, ti prego. Vieni qua. La piscina. Ho appena detto che non voglio decorazioni, ma la piscina è senza. Ascoltami. Tu non sopporti. Non cercare no! di colpirmi. Allora, come prima cosa ti dico?
ti dico questo. Ci dobbiamo calmare. Ok. Perché noi con questi giochi diventiamo dei pazzi, sì. Siamo infogatissimi. Io sì, su Roblox, ragazzi, ve l'ho già detto, ci passo tante tante ore. Bevi perché... un altro po' di Coca-Cola, così ti calmi. Sì, esatto. No, in realtà mi fa agitare ancora di più. Ok, però vabbè, la bevo lo stesso. Spero che magari sia una camomilla questa bevanda. Ok, non lo è. Ok, quindi sono infogatissima, vorrei fare tutto, tutto assieme perché mi piace troppo. Ok, guarda adesso, andare? Posso andare? Grazie, sì. Guarda. Oh mio Dio, è la il nostro perimetro. Esatto. Vedi, iniziamo a essere separati dagli altri. Quindi vuoi la piscina? Sì, la piscina. Allora, questa è l'altra iola perché no, non no, possiamo averne. No, ma scusa, io ti ho chiesto la piscina, mi compri una iola. Questo. L'acqua, l'acqua ti l'acqua? Prego. L'acqua? Oh, andiamo a farci dentro, una nuotatina? Vado dentro. Oh mio Dio. È bellissima. Cioè, ma ci credi che è una casa dell'albero con pure la piscina? Anzi, abbiamo preso prima la piscina dell'albero. Allora, della tu hai detto di dover stare calmi, ma continua a guardare la piscina e guarda cosa aggiungo adesso. Ok, okay, guardo. Oh, no, aspetta, aspetta. Spingimi, spingimi in qualche modo. Non funziona. Fammi nuotare. Oh mio Dio, oh mio Dio. Allora, stiamo impazzendo troppo. Ok. Calmiamoci, iniziamo a fare le cose serie. Questo cos'è? Allora... Ah, ok, più bellino. L'obiettivo è quello di fare una casa sull'albero, non un... non una festa in piscina. Sto impazzendo. Abbiamo 8650. Allora, qual è quello iniziale secondo te? Questo, tree trunk. Ok, così. Vediamo. Sì. Ma come ci arriviamo lì sopra? Così, come guarda. Come ci arriviamo? Con questa. Aspetta, io vado senza di te. Vado senza di te perché... No, aspetta, mi sto incastrando. Come si sale? Ah, ok, così ce l'ho fatta. Devi stare ferma, stando in avanti. Non ho mai salito scale per salire sulle... Aiuto, ma in altissimo. Oddio, le vertigini. Siamo troppo in alto. Quanti soldi hai? Allora, compriamo la base. Tree house base. Questo. La base. Oh mio Dio, okay. Ma l'hai visto tutto quello che c'è da fare, oh mio Dio. Sì, sì. Ci rimaniamo tutto il giorno. Visto che ci servono tantissimi soldi, andiamo a farci un giro perché ci sono tante cose in questo mondo che ancora dobbiamo vedere. Andiamo. Così ne mentre si fanno dei soldi grazie ai nostri folletti e noi andiamo a farci una bella passeggiata. Ok, ok, ci sta. Allora, i negozi verso qua, li vedi? Lì in fondo? Oh mio Dio, cioè possiamo comprare anche dei negozi? Corri, 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 corri. Muoviti, muoviti che ci rubano le cose migliori, muoviti. Guarda come corre il personaggio, fa troppo ridere. Sì, sì, divertentissimo, è bellissimo. Adesso mi devi promettere che di stare calma. Oh questo mio Dio, è un dinosauro che puoi cavalcare. Ti prego, è al 50% di sconto, me lo devi comprare. Credo che non abbiamo i soldi. Quanto costa? No, non mi sa che costa i soldi veri del gioco, capito? Noi siamo poveri, non possiamo fare shoppiamo queste cose. Shoppiamo quei soldi veri del gioco, ti però... prego. Però mi vuole comprare il dinosauro però, cavalcabile. Ascolta, ecco qua, no, ecco qua. Non fare la bambina offesa al market che vuole i giocattoli. Ci puoi contare che lo faccio. Io non ti compro il dinosauro, mm-hmm. Ok? Ma ti compro una cosa migliore. Beh, allora. No, no, stai fuori, stai fuori. Ma non posso vedere neanche quello che c'è dentro. No. Dai, ti aspetto. È una sorpresa. Ti aspetto qua. Allora, tu volevi il raptor, girati. Ok. Ok. Cosa, cosa me ne dici se io invece ti do una moto? Togliti. Posso salire anch'io? Va, no, aspettami, va. Devo provare a salire. Bum, 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 bum. Oh mio Dio, stai facendo un ma perché tu vedi quelle cose blu? Io non le vedo. È la scia della moto. Oddio, è troppo veloce. Comunque la trovi dentro il negozio ed è gratis, quindi te la puoi è prendere. Gratis? Sì, 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 sì. Perché ci regalano una moto? Non ma lo bellissimo. So, sono gentilissimi. È bellissimo. Dobbiamo scegliere bene le cose con calma perché abbiamo soldi ma non così tanti. Io direi i muri di fuori. Oh mio Dio, il soffà, ti prego. Il tetto. Aspetta, fai vedere. Questo okay, direi di no. E questo che cos'è? Tree branches. Non cosa lo so, ma non essere? Mi ispira. Abbiamo ancora 17.000. Le porte le compro. Perfetto. Poi ti direi i muri interni. Oh mio Dio, ma qua ci possiamo le entrare. Finestre. C'è un'altra stanza, sono tutte stanze, oh mio Dio. Ho messo il divano. Oh che bello, ecco ci sediamo, guarda che carini, guarda che carini che siamo, siamo bellissimi, siamo è fantastico, bellissimi. È fantastico, allora poi ci compriamo, ops mi sono risieduto, una bella lampada, guarda bella, che bellina. Sì, mi piace, questo mi piace. Che cos'è secondo te, vediamo, ah, per ah, appoggiare gli abiti. Abiti, bellissimo. Comunque se entri in questa stanza ci sono altre cose, io visto che qua ci sono cose per giocare, vedi che c'è l'arcade machine di Pac-Man, aspetta, Mario aspetta, Bros. Aspetta, aspetta, credo che queste cose le possiamo prendere. Allora, proviamo. Aspetta, 2B. 3D. No, no, no dai. No. Allora, fai fare a me. Un attimo, no, io lo voglio fare. 3D. Vedi? Oddio, guardami. Allora, io che cosa mi prendo? Aspetta, aspetta, voglio il cioccolatino lì sotto. Allora, 4D. Togli la testa. Scusami.
di... Oh mio Dio. Oh mio Dio, guardami, adesso me lo mangio. Okay. Adesso me lo mangio. Buonissimo, buonissimo. Io voglio una bella bevanda perché il cupcake mi è rimasto un po' sulla gola, sai com'è? Mi dici, sì. Era un po' asciutto. E dici che potremmo giocare alle macchine dei videogiochi? Dici che potremmo giocare? Vuoi scoprirlo? Ops, l'ho lanciata la bibita quando ho finta. Quale vuoi? Dai, ti do Super Mario. Oh mio Dio. Dimmi che ci puoi giocare. Non credo. No, però è carinissima, guarda. Abbiamo anche la sala giochi nella casa sull'albero, ma cosa vuoi di più? Ti ho messo anche un bel dipinto di un lago, eh? Oh mio Dio, allora, oh mio Dio. Torniamo lì e compriamo cose un po' più utili. Abbiamo ancora... 1900. Cosa ci esce? Vieni, il balcone qua a 1500. Sì, sì. Oh mio Dio. Ok. Che poi... C'è anche il teleport, quindi probabilmente poi possiamo fare da sopra a sotto senza dover scendere. Esatto, hai visto che quello lì c'è un fungo gigante bellissimo. Anch'io, sei un disgraziato, guarda che bella la sua casa. Rosichiamo un pochettino, guarda che bella, guarda che bella. Ci arriveremo anche casa. Noi. Io direi di scendere da qua, che tanto la scaletta ogni volta ci mettiamo sì, di più. Sì, dai, ascolta, tanto non moriamo, quindi ci lanciamo. Risparmiamo un po' di tempo. Io voglio capire dove lo scivolo, perché l'ho visto a inizio video, io voglio iniziare a costruire lo scivolo che poi mi fa cascare in piscina. Allora... Non ho ancora capito dove potrà essere. Ascoltami. Qua ci sono un bel... Lo vedi quel tipo? Davanti a noi c'è un tipo che vola. Perché voli? Non lo so! Cosa sta facendo? Aspetta, non è che è questo? Ce ne andiamo in giro volando. Vieni che andiamo a spiare gli altri. Vieni. Oddio, vieni. Ma cosa stiamo facendo? Vieni che andiamo a... Secondo me quella è la piattaforma per fare la piscina. Capito? Per fare lo scivolo per la piscina. Sì, anche secondo me. Quindi okay, parte è quello, da quindi, qua. Da quel balcone. Allora, buttiamoci dentro il suo balconcino. Proprio sta entrando in casa. Proprio da criminale. Sì. Sfruttiamo questo io potere sopra. Abbiamo fatto un disastro. Ci sono... Lo so. Ma credo che prima o poi scompaia. Spero lo, per lo meno. Lo spero, perché altrimenti abbiamo rovinato tutto. Allora, costa tantissimo. Proprio tanto. Ma c'è roba da DJ qua, eh. By DJ Music Kit. Oh mio Dio, cioè, ma diventa una reggia sull'albero. Credo che questa sia una parte privata dove fare le feste. Allora, capito? Non è lo scivolo. Mi sa di no. No. E ci è crashato il gioco. Sì, mancava relativamente poco a poterci comprare tutte le cose. E ovviamente il gioco ci deve crashare, perché noi siamo sempre fortunati. Siamo il re dei bug. Siamo il re dei bug e adesso anche dei crash. Si certo, è un po' combinata certo. La cosa. Sono cose simili. Sai cosa è successo? Che abbiamo camminato troppo con quella cosa e abbiamo fatto arrabbiare i proprietari del gioco, secondo me. Secondo me ci hanno buttato fuori. È colpa tua. Sì. No, tua. Visto che ci è crashato e abbiamo perso la nostra casetta, almeno andiamo a vedere le case degli altri bene o male finite. Sono tristissimo. Assolutamente sì, sono triste. Tristissimo. Guarda, io adesso sicuramente ci rientro. Ci posto tutto il giorno e finirò anche la mia casa. Guarda, te lo dico perché voglio assolutamente la casa sull'albero. Per adesso rubiamo quelle degli altri. Tanto ci possiamo entrare, tranquilli, sì. Esatto, sì, non c'è nessuno che ci picchia. Noi entriamo, spiamo, diciamo, facciamo un po' così, birbantelli. Così almeno ci togliamo la curiosità di vedere com'è la casa quasi al completo. Possiamo perché entrare? Penso che per completarla ci voglia davvero un sacco di tempo, no? Oh mio Dio! Dimmi che non hai voglia di riniziare tutto da capo. Sì, dimmelo, che ho voglia di riniziare. Guarda, ho acceso la TV. Oh mio Dio, è bellissimo. Devo girare le manopole. È bellissimo. Allora, vieni qua. Guarda, no, scusami, guarda, fammi una foto per Instagram. Sto mangiando un panino più grande di me. Ti fotografo? Fatto. Oh, grazie. Poi c'è il biliardo. Ok, che non possiamo giocarci. No. Vabbè, qua non ho messo nulla. Andiamo a vedere la stanza dei giochi. Guarda che vedi la tavoletta Good Morning. L'ho vista. Vieni a vedere. Guarda, vieni, oh mio Dio. Oh. Call of Duty. Ci possiamo sedere? Dimmi che io mi ci posso sì, giocare. Sì, che certo che ti puoi sedere. Non posso. Siediti. Non posso. Ah. Oh mio Dio, guarda quella di Pac-Man. Questo si è mangiato tutto. Cioè, guarda la macchinetta, si è mangiato tutto. Mamma mia. Aveva un po' di fame. Ha lavorato tanto per costruire. Salve. Buongiorno. Sì. Ma non è lui il proprietario? Sì, è lui. No, siamo entrati in quella di Elan's XD. Anche no, lui... io ho letto Wintercraft, eh. Sei sicuro? Sì. C'è la sala da party. Allo scivolo. Allo scivolo. Andiamo a provarlo. Aspetta. Allora, qua ci sono... Cosa sono queste? Cuffie... Guarda, ma questa è la piscina, no, guardami. Girati. Dov'è? Vedi quelle cuffie da DJ? Scusa, ti stiamo rubando tutto, lo so, però abbi pazienza. Ma che facciamo? Aspetta. C'è partita. È partita la musica. Vieni a ballare davanti a lui, ti prego. Dove te ne sei andato?
Ok. Arriva. No, aspetta, non lo provare senza di me, non ti azzardare. Guarda, sto aspettando, non ho neanche guardato il tipo che scivola perché non voglio proprio togliermi. Esatto, no, ti nessuna prego, sorpresa. Non farlo senza di me. Credo che sia una cosa velocissima comunque. Andiamo. Pronta? Vado, vai. Mi segui, vai, oh mio Dio, di testa, qual è il mio personaggio di testa? Anche io sono così. Siamo tutti e tre qua bloccati, morti. È stato fantastico, il mio personaggio ha fatto tutto lo scivolo di faccia. Non si sa perché l'ha fatto di faccia, è stato bellissimo. Che bello scivolo, sai cosa si fa con lo scivolo dopo che si prova lo scivolo? Si prova a salire al contrario. Vieni. Guarda, lui lo sta facendo. Ah, no, sono tu. Io pensavo fosse. Ce la sto facendo. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce la faccio. Aia. Ce la faccio. Aspettami. Arrivo. Oh, okay. Mio Dio, cado di sotto. Così no. Lo possiamo fare di nuovo. Non cadere, non cadere. Aiuto, mi stai mettendo ansia. Salta. Ok. No, no. Andiamo. Aia. Mi si è buttato di nuovo il personaggio. Direi che per questo video ci possiamo fermare così. È stato carinissimo. Ovviamente ci teniamo a precisare che ci sono tante altre cose totalmente diverse che possiamo provare. Tipo anche minigiochi classici come quelli dove ci si nasconde. Anche dodgeball, un sacco di roba. Quindi il gioco non è soltanto questo. C'è davvero di tutto. Questa è soltanto una delle cose che ci piace più a noi, perché ci divertono queste cose dove si compra. Esatto. Tycoon sono le nostre cose preferite, quindi abbiamo voluto provare questa come prima mappa. E prima di finire il video andiamo ovviamente a salutare anche gli altri nostri 6 eroi del giorno, che per oggi sono Matteo, Fatima, Slenderale, Martina14, Alan e Cat Lady. Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione. Beh ragazzi, il video finisce così, se vi è piaciuto lasciateci un bel like. E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerarli ed iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao!